dramma, mai ci saremmo noi aspettati, non eravamo assolutamente pronti a una notizia del genere, siamo distrutti, siamo vicini ovviamente alla famiglia, ai figli, alla mia collega Marta e al dolore che provano, ma è il dolore che provano tantissimi, tantissimi italiani. Le parole di questi ultimi minuti, di quest'ultima ora, proveniente da persone che sicuramente non l'hanno amato, che non l'hanno supportato, anzi che l'hanno anche denigrato, non lo dico per motivi polemici, e dimostra il peso di questa persona che lascia il segno della storia sociopolitica del nostro paese. Quindi un bel disastro per il nostro paese. Ha cambiato la politica italiana, ha cambiato il modo di fare giornalismo, no? Della vostra attività, ha migliorato il sistema televisivo nazionale, non soltanto quello privato ma anche quello pubblico, ha inventato il centrodestra di governo all'italiana, io lo chiamo all'italiana perché fino a qualche ora fa lui era dedicato ad indirizzare la campagna elettorale per le prossime europee, a realizzare la possibilità di un governo di centrodestra, che io chiamo all'italiana, anche in Europa. Quindi c'è una persona che ha lasciato non solo il segno del passato, ma che ha dato delle indicazioni per il futuro. Il futuro adesso in Forza Italia cambierà qualcosa o rimarrà tutto com'è? In questo momento in Forza Italia c'è una grande, grande, grande unità nel dolore, ma adesso non è tempo di fare programmi, adesso è concentrarsi su questa enorme perdita, sul dolore di tutti i militanti di Forza Italia, ma anche milioni di cittadini italiani. Poi ci sarà tempo per fare queste valutazioni. Una cosa è certa, di Berlusconi ogni 1000 anni ne nasce uno, quindi insomma non è che questa è una novità.